È arrivato il video che tutti stavate aspettando. Sigla. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Per chiunque abbia letto il titolo di questo video, finalmente comincio, più o meno, non so quando andrò avanti, però volevo farlo finalmente questo video su Shadowhunter e in che ordine leggere i libri di Shadowhunter. È un tema che mi ha colpito fin dalle prime pubblicazioni, perché è uno dei temi più dibattuti quando si inizia a leggere i libri di Shadowhunter. Piccola notizia fun facts: io l'ho letta quasi tutta correttamente, fatta eccezione per due libri che ho letto in ordine sbagliato. Questa cosa mi ha colpito profondamente quando l'ho scoperta, però ops, vabbè. Fatto sta che volevo parlarvi di come leggere, in che ordine sarebbe giusto leggere la saga di Shadowhunter. Prima di tutto, prima di cominciare, vi avviso che non sono la prima a fare questo video, non so quanti in Italia ce ne siano, ma se siete interessati ad avere delle prove e delle fonti che certificano le parole che sto per dire, potete guardare il video che vi linko qui sotto di Emma Books, che è una booktuber inglese o americana, non sono sicura, comunque, che parla appunto in inglese e che durante il suo video ti dice gli ordini di pubblicazione che lei consiglia, che lei appunto dice, ma inoltre nel suo video potete vedere un'intervista a Cassandra Clare dove lei stessa garantisce che questo sarebbe l'ordine di lettura. Qual è il problema più grande per le persone che adesso si affacciano alla lettura di questa serie e che quindi possono guardare questo video per avere un chiarimento? Cassandra Clare iniziò a pubblicare questi libri seguendo un ordine di pubblicazione molto specifico, un ordine che intrecciava i libri della saga di The Mortal Instrument con quella di Infernal Devices, che quindi sono state pubblicate uno dopo l'altro in un ordine specifico che più avanti vi spiegherò. Qual è stato il problema? Mondadori negli ultimi anni ha deciso di mescolare le carte e confondere le menti delle persone, pubblicando due raccolte che magari vi metto qui sopra, di quelle che lei definisce le due trilogie moderne, quindi i primi tre e altri tre in due malloppi, e di pubblicare invece le origini in una trilogia a parte. Per peggiorare la situazione ha poi fatto un'ulteriore aggiunta, ovvero ha ripubblicato i libri con le copertine italiane, ormai è ok, ma pubblicandoli col dorso di due colori diversi, i rossi per i moderni, quindi città di, ve li metto qui, città di ossa, città di cenere, città di vetro, città degli angeli caduti, città delle anime perdute, città del fuoco celeste, col dorso rosso. E invece le origini, l'angelo, il principe e la principessa con i dorsi blu. Ora, chi si affaccia alla lettura di questi libri e non conosce l'ordine di pubblicazione del 2008, probabilmente farà quello che viene più normale, o legge prima tutti i rossi o legge prima tutti i blu. Sbagliato! Non è questo l'ordine di pubblicazione, se voi non lo sapevate, adesso lo sapete, non è questo l'ordine e non sarebbe neanche l'ordine più giusto di lettura. Cassandra Clare consiglia infatti la lettura nell'ordine di pubblicazione, ma come appunto dirà nell'intervista, se volete vederla, siccome sa che molte persone preferiscono leggere e completare una storia prima di cominciarne un'altra, anche se lei fa una faccia che vi vorrei invitare a osservare, se siete una di quelle persone, lei consiglia la lettura prima di The Mortal Instrument, quindi quelli rossi o la saga moderna come viene definita spesso, e poi successivamente la lettura delle origini, ovvero l'angelo, il principe e la principessa, che sono quelli che adesso hanno i bordini blu. Se siete miei amici, volete essere miei amici o avete intenzione di leggere i libri di Shadowhunter e avete chiesto almeno una volta a me, o avete detto, anche solo citato vagamente, che volete iniziarli, io probabilmente vi ho mandato l'ordine di lettura. L'ordine di lettura che io mi sento di consigliare e di consigliarvi di rispettare è l'ordine di pubblicazione. Perché? Perché ci leghiamo sempre a questa idea filologica di leggere i libri come sono stati pubblicati dall'autrice, così vengono fatte adesso, la problematica è stata con i libri di Harry Potter che sono stati ripubblicati con però la traduzione nuova che filologicamente è la più corretta. A me piaceva più la vecchia, però questo è discutibile, non apriamo un dibattito su questa cosa.
Filologicamente parlando, sarebbe corretto leggere i libri come sono stati pubblicati, perché chi li ha letti in ordine nella pubblicazione, ovviamente li ha letti in quell'ordine, perché gli arrivavano ogni anno un libro diverso rispetto a quell'ordine. Quindi quello è l'ordine che io mi sento di consigliare. E questo ordine di cui vi sto parlando è Shadowhunter Città di Ossa, Shadowhunter Città di Cenere, Shadowhunter Città di Vetro, Le origini L'angelo, Shadowhunter Città degli angeli caduti, Le origini Il principe, Shadowhunter Città delle anime perdute, Le origini La principessa, Shadowhunter Città del fuoco celeste. Se trovo una foto ve li metto anche qui, ma non è detto, quindi ve li ho fatti passare qui tutti uno alla volta. In aggiunta a questi ci sono quelli successivi della serie The Dark Artifices, che comprende nuovi personaggi più degli spin-off. Dopo aver letto Città del fuoco celeste, la lettura consigliata sarebbe Le cronache di Magnus Bane, L'accademia di Shadowhunter, che è una raccolta di racconti che Cassandra Clare ha prima pubblicato in ebook e poi di cui è stata fatta la versione cartacea, La signora di mezzanotte, Il signore delle ombre, ora attualmente sta uscendo Il mercato oscuro, cronache del mercato oscuro, storia del mercato oscuro, una serie di book che potete trovare su Amazon in inglese e che se guardate su Shadowhunter Italia su Facebook probabilmente potreste trovare anche in traduzione italiana, però non ve lo garantisco, questo non ve lo garantisco. Successivamente ci sarà poi La regina dell'aria e dell'oscurità, quindi questo sarebbe l'ordine corretto di lettura. Ora è il momento della mia confessione, ovvero io ho sbagliato nella lettura all'epoca un ordine di lettura, perché io devo dirvi che invece di aver letto con questo ordine che vi ho appena detto, ho letto i primi tre regolarmente, ma poi ho letto L'angelo e il principe insieme e letto solo successivamente Città degli angeli caduti e Città delle anime perdute. Questo tipo di errore non mi è costato tanto, devo dire che mi è costato conoscere alcuni personaggi magari prima di quando li avevano presentati, ma allo stesso tempo mi ha dato modo di sapere di personaggi che poi sono apparsi e aver detto ma va là, e che li avevo visti nell'altro libro, quindi ok. Perché l'ordine di pubblicazione è importante? Perché tanti dicono solo questo ordine e poi non si spiega perché. Io sono una grande fan di questo ordine, più che altro perché mentre leggi hai la possibilità di scoprire e di conoscere dei personaggi che altrimenti non avresti modo di conoscere. E veramente, secondo me, il finale non ha lo stesso valore se in mezzo non ci hai letto le origini. Perché ci sono dei personaggi che appaiono alla fine del finale di Città di Fuoco Celeste, in cui potremmo dire che un po' si intrecciano le storie. Se tu non hai letto le origini, non li capisci e non la vivi con la stessa emozione che con cui la vivresti se le avessi letti. Quindi secondo me l'ordine di pubblicazione sarebbe necessario da rispettare. Un altro errore che io ho fatto nella lettura è stato leggere prima La signora di mezzanotte e solo successivamente Le cronache dell'Accademia. Questo cosa ha portato? Ha portato a un errore madornale su una mia conoscenza o mancanza di conoscenza su una questione che riguardava due personaggi specifici. Non posso dirvelo perché se guardate questo mio video e state ancora pensando di iniziare la serie e parlare di quelli, vuol dire farvi spoiler su tipo 10 libri, probabilmente ve lo dimenticherete più o meno. Però è uno spoiler abbastanza grande, quindi non ve lo dico. Fatto sta che, avendo letto prima Lady Midnight, quindi La signora di mezzanotte, e solo successivamente Le cronache dell'Accademia, ho scoperto una cosa che avrei potuto sapere già e che quindi mi avrebbe potuto dare piacere nel leggerlo nella signora di mezzanotte se avessi letto prima Le cronache. Questo per dirvi che Cassandra Clare non sceglie casualmente i suoi ordini di pubblicazione. Questo ordine è necessario per poter seguire la storia nel modo in cui l'ha costruita. Cioè, nonostante capisco che sia difficile riuscire a seguire una storia che cambia continuamente, soprattutto se siete un tipo di persona che non ha intenzione di leggere tutta la saga in un solo colpo, ma leggendole uno ogni due anni. No, spero non vogliate far così perché sarà una lunga tirata, però nel senso, se siete persone così, probabilmente leggerli in questo modo potrebbe conformarvi un po'. Allo stesso modo io vi posso dire che io sono arrivata alla pubblicazione del Principe in pari e da quel momento gli ultimi tre ho dovuto aspettarli anno per anno e tuttora devo aspettarli, quindi non è impossibile, soprattutto perché voi ce li avete tutti adesso, quindi non avete il problema di dover aspettare continuamente, potete leggerli tutti. Mi discosto solo nella questione della lettura alternativa. Cassandra Clare, come ho detto, consiglia prima la lettura di The Mortal Instrument e di Infernal Devices successivamente.
Nel mio parere, malvagissimo e personalissimo, se doveste decidere di leggere in un ordine diverso, cosa che non consiglio, non mi dite se lo state facendo, non me lo dite, facciamo che restiamo amici e non me lo dite, a quel punto vagamente consiglierei di leggere prima The Infernal Devices, quindi le origini. Non tanto per una questione cronologica, più che altro perché a questo punto almeno arrivate alla fine della storia moderna con Città del Fuoco Celeste che avete delle informazioni che se mettete dopo le origini secondo me vi perdete. Quindi quello sarebbe un consiglio che vi posso dare personale, però l'autrice è Cassandra Clare, quindi a quel punto seguite Cassandra Clare. Bene, mi sa che anche questo video sarà un po' lunghino, ma non così tanto come dei video che vi ho messo negli ultimi tempi. Quindi spero che vi sia piaciuto e spero che vi sia stato utile. Se voi avete qualche idea o volete dirmi il vostro modo in cui avete letto la saga di Shadowhunter a vostro rischio e pericolo, fatemelo sapere qui sotto così possiamo discuterne e confrontarci. Vorrei fare degli altri video su Shadowhunter, vorrei fare 200 video su Shadowhunter, però non so come proseguirà la cosa, quindi per ora vi lascio questo input, intanto se volete iniziare a leggerlo, anche perché alcune persone mi hanno chiesto l'ordine di pubblicazione giusto e io mi sento personalmente colpita ogni volta che qualcuno me lo chiede, perché è proprio, mi sento una portatrice della fiaccola olimpica della lettura di Shadowhunter, cioè proprio sono un faro che illumina le strade delle persone che stanno leggendo questa saga, quindi leggetelo. Come vi ho già detto, vi lascio il link qui sotto per l'ordine di lettura che consiglia Emma Books, ne troverete comunque tantissimi online, quindi se volete confrontare il mio con qualcun altro, fatelo pure, fatemi sapere se avete altri video da consigliarmi, ditemelo pure, ma noi intanto ci vediamo alla prossima settimana. Ciao! Di pubblicare invece la saga di gli origini, comunque di Infernal Devices, gli aggeggi infernali. Bene, mi sa che questo libro. Li